Espresso, una delle abitudini a cui gli italiani non potrebbero mai rinunciare. È il primo piacere della mattina, indispensabile dopo i pasti e perfetto per un momento di pausa durante qualsiasi momento della giornata. Corpo, aroma e crema straordinari, tutto in 25 ml di caffè. E adesso vediamo come prepararli. Importantissimo è togliere il caffè dal portafiltro. Un consiglio che vi do è quello di rimuovere magari qualche residuo di caffè presente ancora all'interno, in modo da non rovinare il caffè successivo. Fatto questo, importantissimo utilizzare il caffè macinato per caffè espresso, così in questo modo la preparazione sarà ideale, questo è fondamentale. Prendiamo il dosatore e un cucchiaio. Beh, in questo caso noi andremo a preparare due espressi e per ogni espresso utilizziamo una dose di 7 grammi, quindi totale 14. Ok, bene. Beh, fatto questo, passiamo alla forse la parte più artistica, quella della compattazione. Importante dare qualche colpetto di assestamento in modo tale che la polvere di caffè sia completamente orizzontale e poi, semplicemente col peso del vostro corpo, andremo a compattare la polvere di caffè dando un quarto di giro, così abbiamo la polvere di caffè che è perfettamente stabile all'interno del portafiltro. Mettiamo le tazzine, accendiamo la macchina e come vedete nei primi 5 secondi non esce il caffè. È fondamentale questa parte perché l'acqua a bassa pressione va a bagnare il pannello del caffè e subito dopo arrivano le nuove atmosfere che spingono l'acqua sopra la polvere di caffè per poi avere in 25 secondi la preparazione fatta a regola d'arte. Bene, due fettine e due cucchiai, bene. Beh, allora, come vedete ho messo anche due cucchiaini. Io non li utilizzo per lo zucchero perché lo bevo senza e questa è una cosa che vi consiglio di fare per sentire tutta l'aromaticità del caffè. Però il cucchiaio vi può essere utile per amalgamare sia la schiuma che il caffè espresso, appunto, in modo tale da renderlo più equilibrato. E adesso buona degustazione. Ah, buonissimo. Lascia lì. Va bene, hai fatti due.